Mister Aloisi, la prima domanda che mi viene in mente di farti è se sul 3-1 per gli avversari, quando credevi in questa rivolta? In 10 soprattutto per voi. Allora, credevo in una reazione della squadra perché ho detto prima o poi uscirà fuori, se no il lavoro fatto in questi 2 o 3 mesi vuol dire che era nullo. Quindi pensavo in una reazione della squadra, non mi aspettavo che reagiva così, però sono veramente rimasto sorpreso dal fatto che non ha mollato fino alla fine, non ci siamo disuniti, nonostante era 3-1 in 10 uomini era difficilissimo, era impensabile. Però questo forse ci caratterizza che non molliamo mai, è una squadra di giovani, ci crediamo e alla fine siamo stati premiati. Purtroppo per come si era venuta a creare la partita abbiamo subito 2 gol su calci da fermo, un terzo gol su una palla persa con la complicità del tocco dell'arbitro, Scalise protesta. La beffa, il gol, l'espulsione, e da lì ti cade il mondo addosso. Però i ragazzi non hanno mollato un attimo, seppur erano giovani in campo con un uomo in meno, non hanno mollato un attimo. Questo vuol dire che siamo in grado di sostenere una partita interamente sul piano fisico. Sul piano tattico dovevamo rivedere qualcosa perché, avendo perso l'uomo, si sono saltati tutti gli schemi. Però sul piano fisico e sull'individualità di Federico, Sifonetti, Barillari non si può dire nulla. Quindi siamo riusciti a portare a casa questi 3 punti che, come si è messa la partita, valgono veramente doppio. Ti aspettavi una promo sport così, vista la classifica? Però è una squadra che ha dimostrato che forse questa classifica è un po' bugiarda. Ma sicuramente è bugiardo, noi in tutta la settimana l'avevamo detto, queste sono partite insidiosissime, se non le sblocchi cala il nervosismo e anche se poi il campo ti permette di giocare, noi abbiamo una squadra che sì, sa giocare la palla, però poi se ti innervosisci perdi subito la concentrazione, perdi le distanze, perdi un po' tutto e quindi automaticamente sale il valore degli avversari. La Promo sposta giocatori importanti come Caturano. Una squadra che è venuta a fare 3 gol a Rossano sicuramente non merita quella classifica, però il pallone purtroppo è anche questo, a volte i risultati sono bugiardi, le classifiche sono bugiardi, noi ci prendiamo questi altri 3 punti e pensiamo alla prossima. La prima volta che ti vedo molto arrabbiato in panchina, forse è la tua prima espulsione, se non vado errato, vero? Sì, avevo chiesto il cambio, come abbiamo fatto il gol del vantaggio, e penso che quando l'azione è ferma i guardalinee e arbitro devono consentirti di fare il cambio. Siccome precedentemente nel cambio loro non era avvenuto, cioè il giocatore non era pronto, il giocatore non era pronto, non mi hanno fatto fare il cambio. Ho forse esagerato, chiedo scusa se ho esagerato con le parole l'assistente, ma era la foca, era il nervosismo, eravamo arrivati quasi al 45esimo, quindi portare a casa questa vittoria era importantissimo. Ha ritenuto opportuno mandarmi fuori, però poi alla fine si riflette, mente più tranquilla, chiedo scusa per quello che è successo. Adesso che succede? Si va a San Marco, poi viene la Morrone, sono 2 incontri proibitivi, però voi ci andate con una certa tranquillità perché la classifica, diciamo, tu non la guardi, però è buonissima. Non la guardo la classifica, però guardo il fatto che veniamo da 3 vittorie consecutive e questa di oggi ha un valore aggiunto. Ha un valore aggiunto per tanti motivi. La squadra ha fatto capire che non è intenzione di mollare, seppur le difficoltà, magari approccio sbagliato, disattenzione sui calci da fermo. Però la squadra ha dimostrato che ha carattere, che ha grinta, che ha determinazione e che se la può giocare con chiunque. Adesso arrivano queste 2 belle partite dove chiede ai ragazzi di andarsi a divertirsi e di, non mancare, di, no, di pensare sempre che nella vita bisogna essere ambiziosi. È vero che cerchiamo la salvezza, però è pure vero che bisogna essere ambiziosi perché con l'ambizione si cresce, si matura, si fa gruppo e si vive meglio.